È arrivato a Platì di buon'ora come da programma Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno infatti è sceso in Calabria per la consegna alla diocesi di Locri-Gerace di un immobile confiscato all'Ndrangheta. La firma è venuta alla presenza del prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, e del direttore dell'ANBSC, Bruno Frattasi. Al termine anche l'intitolazione della strada dove si trova l'immobile, ovvero l'ex via Pasquale Jelasi, che è stata invece intitolata al comandante della stazione carabinieri di Platì, il brigadiere Antonio Marino, vittima del dovere. La vedova e i figli di Antonino Marino, ringrazio i colleghi carabinieri che hanno raccolto il suo testimone di onore, di coerenza, di lealtà, di coraggio, di sacrificio, di battaglia. Ringrazio il prefetto che ha fatto un lavoro incredibile e che mi porto a Roma a fare un lavoro altrettanto impegnativo. Ringrazio la Chiesa che ci si è messa con la faccia, ma intanto ci sono polemiche. E questo è la squadra che vince. Ringrazio la magistratura, le procure, che sotto organico e sotto sforzo ci stanno mettendo l'anima e ci permettono di vivere giornate come queste, che per me è cominciata stamattina alle 6:30 con la telefonata del comandante della Guardia di Finanza Toschi, che mi ha detto: ministro, so che stai per andare in Calabria, abbiamo sequestrato 215 milioni di euro di beni all'Ndrangheta in Calabria stanotte. Notizia numero uno. E poi mi chiama il comandante dei carabinieri, questo è bello, onori e oneri del ministro dell'Interno. Il ministro, è stato preso quello che è sospettato di aver sparato a Noemi, che sta combattendo per la vita al Santo Bono di Napoli. Quindi, però io combatto e metto a disposizione la mia vita da italiano, da ministro e da papà, perché se voi vorrete lavorare, vivere a Platì e fare dei figli a Platì, dovete poterlo fare senza essere costretti a scappare. Questo è l'impegno che mi prendo. Ringrazio la commissione che sta facendo un lavoro incredibile e conto che la comunità di Platì l'anno prossimo torni a eleggersi un sindaco e un consiglio comunale, perché così funziona.